Allora, lei si chiama Ellen DeGeneres. Sì. È la presentatrice degli Oscar. Esatto. Che è passata alla storia più per presentare gli Oscar per la seconda volta dietro fila. Per il selfie più retweetato. Vai, che ce la fai? Di sempre. No, adesso lo devi ridire bene. Retweetato di bravissimo. Sempre. Tipo, sono 2 milioni. No, 1,1 milioni di volte. Quando ho letto l'articolo, magari sono aumentate un pochino. Io ho letto 2 milioni. Beh, vabbè. Comunque, il più retweetato. In questa selfie chi c'era? Chi cosa c'era? Allora, cioè, la domanda è: chi è questo nero qua? Perché nessuno sapeva chi era. Per in realtà è il fratello di quello che ha vinto gli Oscar dei 12 anni schiavo. Che si è buttato in mezzo. E si è buttato in mezzo. Poi c'è Brad Pitt, la moglie, Angelina Jolie, Kevin Spacey, Julia Roberts, Jared Leto, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Jennifer Lawrence. E vabbè, quello Jared Leto è quello che praticamente non si vede. Ecco. E poi la cosa più divertente è che c'è un'altra foto, cioè presa da dietro. Ah, che sì? Ce n'è una dietro Brad Pitt, c'è Lisa Minnelli. No! Solo che non si vede perché è troppo bassa. Ma no, poverina. E infatti è quella cosa. Infatti subito è la cosa che poi ne parleremo dopo, del fatto che è un paragone con DiCaprio. È vero, è vero. Tutti riescono a vincere l'Oscar tranne lui. Foto che tra l'altro ha avuto anche polemiche legate al... Infatti la polemica maggiore è stata legata al cellulare. Sì. Perché tutti dicono, ma perché ha usato proprio un Samsung? Non è che ha fatto pubblicità. Perché non sarà giorno? Forse. Perché ha il Samsung S5 quando doveva ancora uscire? Esatto, e lo sponsor degli Oscar era sempre la Samsung. Era Samsung. Chissà perché, Chissà mai perché. Probabilmente l'hanno un po' pagata e l'hanno un po' spinta. E nel mentre tra una pubblicità e l'altra c'era anche la pubblicità dell'S5. È giusto, Quindi mi sa un po' pilotata. C'era stato in precedenza un'altra foto più retweetata di sempre. Forse l'hanno anche detto. 778.329 volte. Qui ormai ci siamo fermati. Se ne fate un'altra, ditemelo che dirò 330 volte. Bravo. Ci siamo fermati 29. Che cavolo. Dai, diciamo, che è la foto. Fallo te, dai. Lo farò io, lo facciamo noi con la Canto del Montolco, così facciamo 330. Ok, che è la foto di Obama quando è stato rieletto, che con Four More Years era lui e sua moglie che si abbracciavano in un connubio di passione. Ah, che dolce. Come sono dolci.